Amici carissimi, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà, giunto alla 29ª puntata. Continuiamo questo viaggio, ecco, che a questa puntata potremmo cominciare a definire, rubando un po' le parole a Sant'Agostino, tanto antico e sempre nuovo, nel senso che la parola di Gesù ci riporterà di nuovo a cogliere alcuni aspetti di ciò che l'uomo era, di ciò che l'uomo è diventato e di alcune caratteristiche, ecco, pregnanti di quella che fu la vita di Adamo prima della colpa e di quello che può diventare la nostra vita. E soprattutto questa sera vedremo anche alcune considerazioni assai profonde, ecco, di Gesù circa la poca conoscenza che si è avuta, certamente fino ai tempi in cui egli ha scelto di parlare di queste cose con la serva di Dio Luisa Piccarreta, ma che permane ancora in atto, motivata dal fatto che noi sappiamo che possiamo conoscere bene una cosa, proprio bene bene, quando l'abbiamo fatta esperienza. Il problema è che siccome nessuno sapeva come avevano vissuto Adamo ed Eva e come si vive e si può vivere nella divina volontà, questo mondo rimane, purtroppo, per molti, ammantato di veli e di misteri. Per quanto riguarda i riferimenti, vedremo un altro paio di testi del 27° volume, il secondo è abbastanza corposo, e se abbiamo tempo cominceremo anche ad affacciarci nel 28° volume, ecco, con il primo dei brani che leggeremo e mediteremo insieme. Ecco, direi di passare immediatamente alla lettura del primo brevissimo testo, brevissimo che però è importante anche perché poi sarà più approfonditamente ripreso più avanti, però già qui ci sono delle suggestioni, degli input abbastanza significativi, ecco, soprattutto la differenza che c'è tra la vita nella divina volontà, cioè, e la vita, potremmo dire, della divina volontà, cioè il fatto che la divina volontà sia vita per chi vive in essa, e invece gli effetti che inesorabilmente, inevitabilmente tutti, cioè anche i peccatori, sperimentano della divina volontà. Allora, il brano è molto breve, 27° volume, 2 gennaio 1930. Tu devi sapere che l'uomo fu creato da noi con questo prodigio, che doveva possedere in sé il nostro atto continuo di volontà divina. Con respingerla perdette l'atto e restò, attenzione, con gli effetti. Attenzione a queste espressioni, perdette l'atto e restò con gli effetti. Perché sapevamo che come la terra non può vivere senza almeno gli effetti che produce il sole, se non vuol vivere nella pienezza della sua luce e del suo calore, così l'uomo non poteva vivere senza almeno gli effetti della nostra divina volontà, attenzione, giacché aveva respinto la vita di essa. Quindi il suo regno non sarà altro che richiamare l'atto continuo del nostro fiat divino operante nella natura. Allora, questo è un brano brevissimo, però è un brano importantissimo, oltre che intensissimo, perché ci fa capire alcune cose. Allora, molte volte, facciamo una piccola premessa. Si parla tecnicamente, e questo dobbiamo comprenderlo, per quanto possibile, di atto unico del Fiat Supremo. Cioè la divina volontà in Dio è, questo è un concetto trascendente, ma ce lo dobbiamo proprio mettere bene in testa,
È un atto solo, è un atto unico. Perché è un atto solo, un atto unico? Perché Dio, questo si studia in teologia, è essere assolutamente semplice. D'accordo? Per cui gli basta una cosa sola, quindi un atto, per produrre infiniti possibili effetti. Ecco perché tante volte si legge negli scritti l'atto unico del Fiat Supremo, l'atto solo, in mera di volontà è un atto solo. Ora, noi che siamo esseri umani però non siamo semplici. Senza andare troppo sul difficile da un punto di vista filosofico, noi siamo evidentemente strutturati secondo il ritmo temporale. D'accordo, io ho una età, l'età che ho è misurata da cosa? Dallo scorrere dell'attimo presente, dell'istante, del secondo, che è un'unità di misura fondamentale umana, perché poi se entriamo in altri orizzonti, insomma, andiamo sul nanosecondo, sul picosecondo, insomma, eccetera. No, però dal punto di vista umano, diciamo che il secondo possiamo, ecco, definirla un'unità di misura base per il tempo che scorre. E poi io sono composto di anima e di corpo. Non parlo delle altre composizioni ontologiche, insomma, di cui parla San Tommaso, perché capisco che potrebbero essere di difficile comprensione, ma il fatto che io sia composto di anima e di corpo, quindi che l'unità del mio essere umano abbia questa duplice strutturazione che determina un unum, ma da principi da principi, come dire, eterogenei, perché il corpo è materia, l'anima è spirito, è in dubbio, d'accordo? Ecco. Quindi vedete che quando Gesù parla della vita e della presenza della divina volontà in Adamo, non parla di atto unico, attenzione. Dice, doveva possedere in sé il nostro atto continuo di volontà divina, cioè la volontà divina presente e operante come possesso, come vita e come dono in Adamo, che cosa faceva? Produceva un atto continuo, cioè tutti gli atti compiuti da Adamo erano costantemente, come dire, emananti da questa divina volontà, senza che si dia questa espressione, nessuna, come dire, neanche lontana parvenza o significanza di panteismi o di immanentismi o di emanatismi o cose di questo genere. D'accordo? Questo perché? Perché l'essere umano è appunto, vive nel tempo ed è un essere composto, quindi la presenza della divina volontà nell'uomo e della sua potenza provoca un atto continuo. Attenzione, quindi Gesù qui distingue tra l'atto continuo genera cosa? Atti divini in continuazione. In continuazione. Adamo se camminava faceva un atto divino, Adamo se respirava faceva un atto divino, Adamo se dormiva faceva un atto divino, ma qualunque cosa facesse. Perché quando si giunge, come dire, al culmine, alla vita proprio di fusione, questa è proprio la bellezza, d'accordo? I beati in paradiso vivono di questo. Ma noi sappiamo che la vita della divina volontà è ciò che è proprio della condizione dell'aldilà, si compie al di qua. Allora, quindi dobbiamo tenere presente che la divina volontà è stata donata da Dio all'uomo come principio della sua vita stessa, o meglio, come vita divina all'interno della vita umana creata da Dio, che era quella dell'uomo, perché fosse divinizzato in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi aspetti, perché potesse amare Dio come merita di essere amato, perché potesse avere una relazione con Dio stupenda, meravigliosa, perché potesse partecipare al modo umano. In modo certamente umano, quindi partecipare, quindi per partecipazione, per il dono ricevuto, delle prerogative divine.
di bellezza, di sapienza, di verità, di santità, di potenza, eccetera, eccetera. Ora, l'uomo respinge questa attraverso il peccato. Quindi perde l'atto, dice Gesù, perde l'atto della divina volontà, ma non perde gli effetti. Perché? Ecco, abbiamo visto, credo, anche la settimana scorsa, no? Perché io adesso sto parlando perché la divina volontà mi mantiene nell'essere. Questo è un effetto della sua azione. Non è la vita dentro di me che mi mantiene nell'essere. Perché per mantenermi nell'essere non c'è bisogno che la divina volontà abbia la sua vita in me. Basta semplicemente che mi faccia godere dei suoi effetti. E tutto quello che noi vediamo intorno a noi, che lo vedono anche i peccatori, sentiremo, non so se nel Vangelo di domenica prossima o tra 2 domeniche, no? Credo tra 2 domeniche, sentiremo nel Vangelo di Luca quando Gesù dice: se amate quelli che vi amano, che meritano avete, anche i peccatori fanno lo stesso, dice. Voi siete amati i vostri nemici perché il Padre vostro è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Cioè, gli ingrati e malvagi sono circondati da un bombardamento continuo di effetti benefici prodotti dalla volontà divina anche per loro, buoni o cattivi che siano. Quindi noi non possiamo vivere senza gli effetti della divina volontà. Non è proprio possibile. Però, purtroppo, l'uomo adesso non ha più la vita della divina volontà. Quindi non è la stessa cosa avere la vita della divina volontà o vivere degli effetti di essa. E quindi che cos'è il regno della divina volontà? Conclude Gesù. Non sarà altro che richiamare l'atto continuo del nostro fiat divino operante nella creatura. Cioè, la divina volontà regna come in cielo, così in terra, quando assume una padronanza totale di tutti gli atti, i pensieri e le operazioni dell'essere umano. Senza ovviamente che questo comporti alcuna perdita della personalità, cioè l'essere umano rimane essere umano con i suoi tratti caratteristici, d'accordo? Però vive alla divina, ecco, espressione che ricordo dalla meditazione di questa mattina. Quindi questo è il primo punto. Poi c'è un brano alquanto più prolisso, alquanto più lungo, sempre del 27° volume, questa volta è 11 febbraio 1930. Mia piccola figlia del mio volere, la creatura non può vivere, sia l'anima che il corpo, senza la mia divina volontà. E siccome è il suo primo atto di vita, perciò si trova nelle condizioni o di ricevere il suo atto di vita continua da essa, o di non poter avere esistenza. Qui faccio una piccola glossa immediata, Gesù sta riprendendo esattamente quello che ha spiegato nel testo precedente. Cioè, se non ci fosse la divina volontà, anche se gli uomini non lo riconoscono, non la ringraziano, non se ne rendono conto, non ci sarebbe proprio esistenza. Siccome l'uomo fu creato perché doveva vivere nell'opulenza dei beni di questa divina volontà, sua prediletta eredità, perciò fu creato, perché doveva vivere in noi e in casa nostra come un figlio che vive con suo padre. Altrimenti, come poteva essere il nostro trastullo, la nostra gioia e felicità, se non doveva vivere vicino, insieme nella nostra divina volontà? Un figlio lontano non può formare la gioia di suo padre, il suo sorriso, il suo scherzo, la sua familiare conversazione. Da lontano non si può giocare insieme né sorridere di felicità. Anzi, la sola lontananza spezza l'amore e porta all'amarezza di non poter godere di colui che si ama. Ecco, vorrei fermarmi, questo è un testo abbastanza lungo, quindi è bene non mettere troppa carne al fuoco e fermarsi ogni tanto. Allora, qui le espressioni sono molto belle, perché queste espressioni belle hanno, a mio modestissimo avviso, un duplice scopo. Primo,
farci comprendere, conoscere Dio nella sua più autentica essenza. E secondo, farci anche comprendere cosa significa vivere questa splendida vita. Allora, Gesù sta dicendo: io ho creato l'uomo per farlo vivere da gran signore e da figlio e da mio intimo, da vivere, cioè, al cospetto di Dio, come se stesse a casa propria. Cioè, capite? È bellissima una cosa di questo genere. Noi oggi non ne abbiamo esperienza di questo, ordinariamente. Cioè, per esempio, entrare in contatto con Dio, facciamo proprio esempi terra a terra. Perché le persone non pregano? Per esempio, non pregano quasi mai. Perché non avvertono minimamente la presenza di Dio, né tantomeno minimamente gustano la bellezza della preghiera. Prima che tu cominci a provare il gusto della preghiera, questo basta leggere Santa Teresa. Saluto, d'accordo? E gli uomini non hanno la pazienza, insomma, di la preghiera, la vita di preghiera stessa. Io tanti tempo fa ho fatto un ciclo di catechesi anche, insomma, sulla preghiera. È un cammino. Si parte con la preghiera vocale, d'accordo? Poi si parte, generalmente gli uomini, se uno potesse, insomma, entrare nella mente di nostro Signore, si mettono a pregare quando stanno in difficoltà, devono fare una montagna di richieste, di suppliche, però insomma, niente, non è. Ecco, Santa Teresa dice che si comincia invece a pregare quando la persona comincia a fare quella che si chiama l'orazione mentale o la meditazione. Anche qui, l'orazione mentale o meditazione tende già all'unione con Dio, perché il cuore dell'orazione mentale, rimando sempre alle catechesi, non è quello che noi pensiamo, ma è quello che dal cuore esce nei confronti di Gesù e quello che nel cuore ti entra attraverso la parola che stai meditando. Quindi il centro, il punto focale, il punto di convergenza, il termine, il culmine dell'orazione mentale sono gli affetti. Questo basta leggere tutti i maestri di spirito. Però capite, cioè, non è che tu la prima volta che fai, la prima volta che uno fa la meditazione, si trova anche, come dire, spaesato, in difficoltà. Pensiamo chi di noi fa, per esempio, l'adorazione eucaristica. O le prime volte che andava e si trovava davanti al Santissimo Sacramento. Ti trovi davanti al Santissimo Sacramento le prime volte, io, se c'è qualcuno, insomma, tra quelli che stanno seguendo la diretta Facebook, che subito davanti al Santissimo Sacramento, subito sentito alla presenza di Gesù, subito sciolto in lacrime, sapeva tutto quello che dirgli, sapeva come comportarsi, scrivo un post, insomma, no? Cioè, noi ci troviamo, io mi ricordo, ero piccolino, il parroco chiese, insomma, di partecipare, dico: ma che è sta roba? Ma che sto facendo tutto questo tempo in silenzio? Non sapevo che di. Capite? Ecco, questo, insomma, per far comprendere come questo ambiente in cui Adamo ha vissuto e che era stato preparato per noi oggi non lo conosciamo più. Cioè, per noi fondamentalmente Dio oggi è un oggetto sconosciuto, è un oggetto estraneo, ordinariamente. È un qualcosa di distante, molti pensano che neanche esiste. Capite? Questa è la condizione in cui, capito? Cioè, l'abisso in cui ci siamo ritrovati. Ma questo non era così. Non era così e Dio non vorrebbe che fosse così. E prova a ripristinare altro. Allora, l'espressione che usa: l'uomo fu creato perché doveva vivere nell'opulenza dei beni di questa divina volontà. Doveva vivere di noi in casa nostra come un figlio che vive con suo padre. Cioè, adesso qui dobbiamo farci, cioè, non vuole diventare venale, no?
Cioè, però il figlio di Rockefeller, non lo so, il figlio di Berlusconi, il figlio, che ne so, del fondatore di Amazon, che ne so, chi sono i più grossi ricconi di questo mondo, gode di tutti quanti i beni del padre, ma le ricchezze di questo mondo fanno ridere le galline in confronto a quello che Dio è. Capite? Però se tu sei figlio di uno di questi, è chiaro che tu vivrai nell'opulenza, vivi nel fasto, vivi nel lusso, perché questi hanno un sacco di soldi. E se tu sei figlio, quei soldi sono i tuoi, insomma. D'accordo? E questo era quello che Dio voleva. Questo era quello che, anzi, non soltanto che Dio voleva, questo è quello che Dio ha fatto per un certo tempo, fino a quando l'uomo folle non ha detto: a me questo non mi interessa, voglio andare a vivere da straccione, dopo essere stato un gran signore. Perché questo è quello che è successo. Straccione e pezzenti, ci siamo ritrovati. Dice: se non fosse così, prosegue Gesù, ma come poteva essere il nostro trastullo? Questa è un'espressione tipica, bellissima a mio avviso, di questi scritti, no? Il nostro trastullo, il bellissimo giocattolo, d'accordo? Dio si divertiva con il giocattolo uomo, lo dice qua. Il nostro trastullo, la nostra gioia, la nostra felicità. Dice: come poteva formare la nostra gioia, il nostro sorriso, il nostro scherzo, la nostra familiare conversazione? Da lontano non si può giocare insieme, sorridere di felicità. La lontananza spezza l'amore, è certo che spezza l'amore. Adesso noi siamo lontani da Dio e non sentiamo né l'amore suo e né sentiamo amore verso di lui, e quindi non glielo manifestiamo. Ci stanno dei fili che sono stati tagliati, purtroppo, e porta l'amarezza di non poter volere colui che si ha. Ora dici, l'opera della redenzione, questo perché noi, queste sono comunque catechesi, no? Io le faccio perché penso che sia volontà di Dio, perché le faccio perché qualcuno mi ha esortato, insomma, cioè, quello dice: ma che cos'è sta vita nella volontà? Allora, sto partendo da dati empirici, no? Tutti abbiamo vissuto questo. Dio è un estraneo, io non so manco se esiste. Io non sento niente del suo amore e io non sento nessun amore per lui di per sé. Questo, se ci guardiamo intorno, sicuramente chiunque ascolta queste cose conoscerà una caterva di gente che campa in questo modo, proprio ignari. Allora, Gesù è venuto e ci ha redento. Ma tutta quanta questa gente che vive ignara, per esempio, vi faccio una domanda: sono stati battezzati in Italia? Ma penso che il 95, forse pure di più, per cento, sì, sono stati battezzati. Sono stati comuni, hanno fatto prima comunione, certo, hanno fatto la cresima, pure. D'accordo. E come mai per loro Dio continua a rimanere un estraneo, che non sa mai cosa esiste o non esiste? Il suo amore, sì, ne sentono parlare in qualche predica, che a volte stufa anche, no? Ah, l'amore di Dio, ah, l'amore di Dio, l'amore di Dio, ho capito, l'amore di Dio, sto sempre a parlare dell'amore di Dio, non lo vedo da nessuna parte, pensa, come dire, il fedele medio, parla pure, ma tu parli tante cose, io chi l'ha mai visto l'amore di Dio? Cioè, io vedo solo un sacco di guai in mente, nella vita mia e quella del prossimo, tu parli sempre dell'amore di Dio, vedo questo, capite? Quindi, questo per dire che l'opera della redenzione che Gesù ha compiuto, come dire, è un primo passo. Ma punto primo, già quest'opera della redenzione per cominciare a produrre i primi frutti, deve essere accolta, deve essere corrisposta, deve essere vissuta per vivere i primi frutti. Ma certamente, no, anche, come dire, cioè, supponiamo un cristiano esemplare, che va a messa tutte le domeniche, fa la comunione, si confessa, eccetera, eccetera. Ma noi potremmo, gli abbiamo mai sentito dire: ah, io ho un rapporto con Dio stupendo, spettacolare, mi sento completamente a casa mia, mi sento riempito costantemente del suo amore, lo riamo, scherziamo insieme, giochiamo. Cioè, a questi livelli è difficile sentire qualcosa, no? Ecco, la vita nella divina volontà ci mostra che questo era quello che c'era,
Questo era quello che Dio vorrebbe che ci fosse e non c'è solo per causa nostra, non per causa sua. E questo è quello che Dio vorrebbe che ritornasse. Spero di essermi, ecco, spiegato, perché questo è un punto molto importante, questo qui, no? Perché queste cose Gesù le ha lasciate dette perché noi potessimo innamorarcene, d'accordo? Perché la molla che fa muovere l'uomo a qualunque cosa è l'amore. E tu non puoi innamorarti di ciò che non conosci, no? Tutti siamo stati innamorati. Ma per innamorarti uno non si può innamorare di un'idea astratta. Io non mi posso innamorare di una astratta, cioè di un non so chi. Devo vedere qualcuno per potermene innamorare, no? Ecco, quindi ecco perché si dice sempre che la vita nella divina volontà comincia con le conoscenze. Perché se non conosci, non ti rendi conto. Se non conosci, non ti puoi innamorare. Se non ti innamori, non ti puoi decidere. Se non ti decidi, in questo mondo non ci entri. Se non ti decidi, non comincerai il cammino. Questo è un cammino, io non mi stancherò mai di ripeterlo, che gradualmente speriamo che ci porti fino al punto da avere l'atto continuo della divina volontà in noi. Capite? L'atto continuo. Senza nubi. Senza momenti in cui qualche nuvoletta si mette davanti al sole, oppure ci mettiamo di traverso e stiamo sotto l'ombra di un albero, entriamo dentro casa e chiudiamo le tapparelle. No, l'atto continua. Perché questo si realizzi, Dio lo vuole questo qui, ma ci vuole anche, e questo insomma ne parlo in continuazione nelle meditazioni anche quotidiane che facciamo sulla Divina Volontà, ci sono tutta quanto una serie di aspetti, io li chiamo di fronti, diciamo così, da aprire nella vita interiore, è che vanno tutti quanti aperti, coltivati con pazienza e alimentati. Se no, la vita della divina volontà rimane un sogno, una pia illusione, una chimera, un qualche cosa che sta fuori. O che io idealizzo, ma che non diventa parte della mia vita. Ecco. Proseguo la lettura. Vedi, dunque l'uomo fu creato per vivere alla familiare con noi, in casa nostra, nella nostra stessa volontà, per assicurarci le nostre e le sue gioie e felicità perenne. Devo per forza fare un'altra pausa, anche se sono 3 figli. Vivere alla familiare. Questo c'è già nella Sacra Scrittura, perché San Paolo scrive: voi non siete né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, sto citando a memoria, ma è così, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Concittadini dei santi e familiari di Dio. Domanda. Sono in molti a sentirsi familiari di Dio. Abbiamo i vescovi, qui c'è anche il mio caro vescovo che sta quest'anno opportunamente sollecitando le parrocchie a lavorare, a dare come priorità un'edificazione di una comunità parrocchiale dove si avverta il senso di famiglia. La parrocchia come ambiente familiare, d'accordo? Ecco, ma è sempre così? Se fossimo tutti quanti amici di Dio e familiari di Dio, cioè, questo oggettivamente è così, perché io quando mi rivolgo ai fedeli, cosa dico? Fratelli per celebrare dignamente i santi misteri. Fratelli che significa? Fratello è un termine familiare, no? Quindi, però questa familiarità bella non è sempre così ovvio che si viva. Ecco. E attenzione, assicurarsi le nostre gioie e felicità perenne. Queste sono promesse. Cioè,
Noi possiamo dire che nostro Signore Gesù Cristo non dica la verità? Qui o è vero o è falso. È promessa felicità perenne. Anche qui, se uno legge i Salmi, felicità e grazia gli saranno compagni tutti i giorni della sua vita e abiterà nella casa del Signore per lunghissimi anni. Salmo 23. Il Signore è il mio pastore. Grazia e felicità li seguiranno e fuggiranno ricchezza e fuggiranno tristezza e angoscia. Profeta Isaia. Cioè, tutte queste cose sono già state promesse, d'accordo? Ci sono tante promesse messianiche, per esempio nel profeta Isaia, già dal famoso capitolo del germoglio che spunta dal tronco di Jesse, la profezia di Gesù, il lupo che dimora con l'agnello, la pantera che si era con il capretto. Qualcuno l'ha mai vista queste cose in giro? Queste non si sono compiute. Allo stato attuale non le vediamo compiute. Ma quella è parola di Dio, quindi la parola di Dio non si può non compiere. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, non vi tornano, così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà da me senza effetto, senza aver compiuto ciò che desidero e senza aver operato ciò per cui l'ho inviata. Sempre Isaia. Quindi non c'è fallimento. Allora, se la promessa è la felicità perenne, domanda, Dio mente? Non soltanto gli scritti di Luisa, perché questo sta pure nella Bibbia. Mi diceva, ma io non ci credo agli scritti di Luisa. No, 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 sta pure nella Bibbia. È promessa anche nella Bibbia la felicità perenne. Allora, ma l'uomo, il figlio nostro, mentre era felice in casa di suo padre, e qui c'è il discriminante di questi scritti che ci portano lì dove nessuno era mai stato. Che ne so io come campava Adamo? Non sapevo né io, per esempio, personalmente. Ma quanto tempo sarà stato Adamo senza compiere il peccato originale? Io pensavo prima. Ma subito, appena creato, cioè, sarà stato mezz'ora e poi ha fatto il peccato originale. Non lo so, cioè, la percezione comune dei fedeli com'è. Io pensavo così, prima di conoscere tante cose. Dico, ma che sarà stato? Mezz'ora, un'oretta, sì, poi se uno ci pensava bene, cioè, beh, però questa la tengono tutti quanti gli animali, insomma, quindi. Però nel racconto genesiaco non sembra che sia passato, ma noi non sappiamo quanto tempo è passato, però qui Gesù dice che era una vita felice, era una vita meravigliosa, ha fatto tanti atti, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, Adamo che sono rimasti conservati perché sono atti divini, non possono essere distrutti, ha fatto tanti guai, ma è rimasto vivo quello che aveva compiuto prima del peccato originale, no? Quindi, ma l'uomo, il figlio nostro, mentre era felice in casa di suo padre, si ribellò e uscì dalla sua casa paterna. E col fare la sua volontà, cioè la sua volontà umana, perdette il sorriso di suo padre e le sue pure gioie. E siccome non poteva vivere senza il concorso della nostra divina volontà, per i motivi che abbiamo già visto prima, gli demmo la legittima della nostra divina volontà non più come vita, abbiamo già visto prima, che lo portava nel suo grembo per renderlo felice e santo, ma come concorrente per conservarlo in vita. Quello che vi ho detto prima. Quindi la divina volontà dopo che non era più vita che la portava nel suo grembo per renderlo felice e santo, cioè non c'era più la vita della divina volontà, ma era concorrente, cioè agiva insieme con l'uomo per conservarlo in vita. Il principio di conservazione degli esseri. San Tommaso d'Aquino questo è, non è Luisa Piccarreta, eh? Dio sono due atti che compie nei confronti delle creature. Primo le crea e secondo incessantemente le conserva nell'essere. E sono evidentemente atti della sua volontà. Quindi la divina volontà noi ce l'abbiamo già, ma ce l'abbiamo come? Come
concorrente per la mia conservazione in vita, non per felicitarlo come prima, ma per dargli le cose di stretta necessità e a seconda di come si fosse comportato. Noi non siamo più dei gran signori, sotto nessun punto di vista, né spirituale, né morale, né fisico, materiale, affettivo. Non lo siamo. Senza la mia volontà divina, attenzione, non ci può essere vita. Vita in senso forte. Non per nulla Gesù ha detto: io sono la vita. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, il prologo del Vangelo di San Giovanni. Allora, e qui Gesù dice una cosa grossa, proseguo la lettura. Ecco perché del mio fiat divino si conosce così poco, perché le creature, attenzione, conoscono solo la sua legittima, attenzione, io qui non ho spiegato una cosa, perché ho studiato giurisprudenza, d'accordo? È una cosa anche abbastanza nota in giro, no? Voi sapete che quando una persona muore e c'è i figli e la moglie, c'è la cosiddetta quota di legittima. Quindi c'è una parte del patrimonio che ai figli spetta e alla moglie spetta di diritto, per cui se supponiamo che sia il pater familias, quello che è morto, avesse lasciato come testamento: io do tutti i miei beni alla Caritas. No, non lo può fare, perché il coniuge e i figli insorgono e vincono subito la causa. Dicono: la metà del patrimonio è nostro, perché la metà del patrimonio, così era ai tempi miei, era la quota di legittima che poi si divide tra moglie e figli. Tu puoi disporre dell'altra metà del patrimonio. Allora Gesù cosa ti sta dicendo? I miei figli prima erano gran signori, non c'era, c'avevano tutto. Adesso gli ho lasciato la quota di legittima, cioè quella quota di mia volontà, mi si perdoni insomma l'espressione per far capire, che è, punto primo, il fatto che comunque sono conservati nell'essere e vedono tutti quanti gli effetti della mia volontà, beneficando nel giro nel creato. Punto secondo, hanno le cose di stretta necessità e tra l'altro queste dipendono da come si comportano. La benedizione del Signore è sul giusto, dice l'Antico Testamento. Ti comporti bene, ne avrai benedizione. Ti comporti male, la benedizione la perdi. Allora che dice Gesù? Da quando Adamo ha fatto il peccato originale, noi viviamo tutti quanti sotto il regime della legittima. E conosciamo soltanto la legittima. Noi conosciamo la divina volontà, tra l'altro in maniera... La conosce quasi nessuno, solo attraverso alcuni suoi effetti che tra l'altro manco sono evidenti e manco si vedono. Perché che sia la divina volontà a conservarmi nell'essere, da che cosa lo evinco io? Da che cosa ne traggo l'evidenza? Da nulla. Da nulla. Che le cose strettamente necessarie alla mia vita mi siano provvedute dalla divina volontà, da dove lo vedo io? Boh. O che tutta quanta la creazione sia comunque un pochino al mio servizio, meno di prima, perché ogni tanto si rivolta e anche ed è brutto. Dipende dalla divina volontà? Boh. Molti non ci credono. Allora, del mio fiat divino di Gesù si conosce così poco perché le creature conoscono solo la sua legittima e molte volte questa legittima non viene pure, neppure riconosciuta del tutto. E qui è ottimista Gesù, per non dire che non viene riconosciuta per nulla. Perché chi vive di legittima non vive in casa di suo padre, sta lontano da lui. E molte volte si trova nelle condizioni di sciupare con atti indegni la stessa legittima ricevuta. Perché sta lontano? Perché il padre è morto. Capite? E se io sperpero quel patrimonio che mi ha lasciato, mi ritrovo senza niente. Allora prosegue ancora Gesù. Quindi non ti meravigliare se poco si conosce della mia divina volontà, se non si vive in essa. Se non si sta in continuo contatto, attenzione,
continuo contatto per ricevere la sua vita che felicita, che santifica e che stando vicino apre i suoi segreti e fa conoscere chi è, che può dare e come sospira di tenere nel suo grembo la creatura per formare nella sua vita divina. Attenzione a questo passaggio. Non ti meravigliare se poco si conosce della mia divina volontà, se non si vive in essa. Attenzione. Se non si, come facciamo a cominciare a entrare se non si sta in continuo contatto? Contatto. Contatto. Come si realizza questo contatto? Con gli atti. Come si realizza? Non solo gli atti della divina volontà, quindi l'atto preventivo e l'atto attuale, ma l'atto, per esempio, di quell'attenzione continua, cioè di quel stare quasi costantemente rivolti al nostro Signore, in dialogo con Lui. E gli atti per mezzo dei quali noi vigiliamo con attenzione sulle nostre intenzioni profonde, gli atti con cui cerchiamo di riconoscere immediatamente, possibilmente, non col senno di poi, le manifestazioni continue che la Divina Volontà ha nella nostra vita attraverso gli eventi quotidiani, anche piccolissimi. Gli atti con cui ci facciamo attenti, per esempio, a tutti quanti ti amo di Gesù. Io in questi giorni ho aperto un account Instagram che sto cercando anche, come dire, di utilizzare come strumento anche per portare un pochino, come dire, di conforto, di speranza, di bellezza, capito? Perché basta con un telefonino fare uno short video a uno spettacolo del creato, d'accordo? E ci metti sotto semplicemente un piccolo giretto, perché la gente non si rende conto. Cioè, se uno veramente imparasse, quando apre la finestra la mattina, farsi un bel respiro profondo, ma si campa meglio se campa. Certo, non è che se fai il giro nel Fiat ti si risolvono tutti quanti i problemi della vita tua, no? Però noi non possiamo stare sempre a pensare negativamente, sempre al male, sempre alle cose che non vanno, sempre a problemi, sempre a lamentare. Non è possibile una cosa del genere. Cioè, una mentalità di questo genere è volontà umana allo stato puro, pompata dal diavolo, che ci va sempre tutto quanto a nero. Cioè, nella divina volontà si impara a vedere le cose a bianco, al bianco, cioè, e gli atti per mezzo dei quali io mi rendo attento a riprendermi le dichiarazioni di amore di Dio, a farle mie, a goderne, che io guardo, io ho messo l'altro giorno, una farfalla, con attenzione ti guardi la bellezza di quei colori, ti guardi veramente la leggiadria di questo animale che vola per i fiori, spensierato, con quei colori che le farfalle hanno certi colori veramente, e ce ne stanno di infinite specie, e se tu lo guardi con un certo spirito, ti ricrei, cioè, ti ricrei salutarmente, insomma, no? Quindi bisogna stare in continuo contatto per ricevere la sua vita che felicita, che santifica, stargli vicino, e quando gli sta vicino apre i suoi segreti e fa conoscere chi è. Possiamo stare certissimi che chi vive in questa, chi ci prova, diciamo così, chi fa il possibile, conoscerà non tutto, ma qualcosa di Dio. Sicuro. Conoscerà il suo amore. Fa conoscere chi è, dice Gesù. Si fa conoscere. Che può dare e come sospira di tenere nel suo grembo la creatura per formare nella sua vita divina. Perché questo accada, attenzione, bisogna stare in continuo contatto per ricevere la sua vita che felicita. La sua vita che felicita. Ho parlato prima di queste cose perché sappiamo che il
I giri nella creazione sono, se fatti in un certo modo, una bomba atomica. Ma anche le ore della passione, anche i giri nella redenzione. Se lo Spirito Santo dà la grazia di farle bene, ogni ora della passione che noi facciamo, come dire, è una spirata, una ventata sconvolgente, proprio santificante di amore di Gesù, che tu lo vedi proprio in atto al vivo. Proseguo la lettura. Molto più che l'uomo col fare la sua volontà, si mise in condizioni di servo, non di erede. E il servo non ha diritto all'eredità del suo padrone, ma alla misera mercede per vivere stentatamente la vita. Vorrei rifermarmi e sottolineare queste espressioni. Un servo c'ha una mercede con cui vivo una vita bruttarella, stentata, bruttarella. Cioè, ragazzi, cioè io tante volte ho detto, perché ne ho parlato tantissime volte in tante omelie, in tante, perché mi torna in mente, fu una cosa che mi colpì tanto quando la conobbi, no? Friedrich Nietzsche, uno dei filosofi più dissacratori che ci sia mai esistito, insomma, ha alimentato, sappiamo tutti quanti, insomma, regimi folli, ecco, di uomini che si pensavano di essere i padri eterni in terra, insomma, che hanno veramente fatto devastazioni. Ma capite, pure questa gente folle, che sicuramente, insomma, istigata dal diavolo, e ogni tanto faceva qualche provocazione tagliente. Dice: Dio è morto, voi l'avete messo in croce, dice nella Gaia Scienza l'uomo pazzo di Nietzsche. E io crederò, quando vedrò un cristiano che vive il Vangelo e vedrò un cristiano che mi fa vedere che ci crede, che quello che è andato in croce è Dio. Perché se tu credi che quello che è andato in croce è Dio e che ha fatto quello per te, tu devi crepare di gioia. Io lo devo vedere con gli occhi. Se no, non ci credo. È una brutta provocazione, figlioli miei cari. È una brutta provocazione. Ma non ci pensiamo un po'? Non ci pensiamo un po'? Non si vedono forse tanti cristiani che vivono una vita stentata, grigia? Perdonatemi, qualche tempo fa Papa Francesco ogni tanto è un po' provocatorio anche lui, no? Cioè, scusate, ma la differenza tra chi va a messa e chi non va a messa, molte volte, se può sapere qual è. Adesso io non voglio assolutamente offendere nessuno, ci saranno certamente le eccezioni che confermano la regola, no? Ma se tu c'hai muso lungo fino ai piedi, se te stai sempre a lamentare, se dici un sacco di parolacce, perdonatemi, se la tua vita, come dire, etica e morale è abbastanza disinvolta, se c'è la lingua lunga fino ai piedi e stai sempre a tagliare e cucire, a parlare male del prossimo, ma dove sta tutta quanta? Dice, perché io dovrei andare in chiesa pure io? Che ci sta? Che ci starebbe? Quindi, molte volte, che sto per dire che discepoli di Gesù, che stanno però ancora appena a contatto col fiat redimente, quindi con l'opera della redenzione, che è una grande opera di cui ne prendono qualche piccolo effetto, fanno una vita talmente misera e stentata che
che non gli viene voglia a nessuno di diventare cristiani come loro. Quello che contagia è la gioia, è la felicità. Su questo è la gioia e la felicità, e poi il grande stile dell'amore. L'amore autentico, non l'amore a chiacchiere. Perché se una persona si sente amata da te, questo parla. Perché a questa cosa siamo tutti sensibili, perché siamo tutti quanti programmati su questo diapason. Perché noi siamo stati creati dall'amore, quindi siamo tutti sensibili all'amore. Noi siamo stati creati dalla felicità per essenza, perché Dio è felice per essenza. Quindi siamo sensibili quando vediamo una persona che è felice. Allora, perciò, figlia mia, si può dire con te ho aperto le porte per farti entrare a vivere in casa nostra. Nella nostra divina volontà, tenendoti con noi, ti abbiamo manifestato tanto del nostro volere divino, non come legittima, ma come nostra fortunata ereditiera. Quindi non ti è data una piccola quota, ma ti è dato tutto. Dopo ciò ha soggiunto, andiamo verso la conclusione. Sia di questo brano che anche della puntata di oggi che volge al termine. Figlia mia, maggior motivo che avendo conosciuto solo la legittima, già l'ha detto Gesù, già abbiamo parlato, non vi spiego, quel poco che si è scritto sulla mia volontà in tutta la storia del mondo è stato scritto di ciò che hanno conosciuto del mio fiat dopo la colpa, capite? Cioè in quali rapporti sta con le creature, ad onta che lo offendano e non vivono in casa nostra. Cioè, i santi hanno parlato della volontà di Dio, si è sempre parlato della volontà di Dio. Però di quale volontà di Dio si parla? Cioè, noi abbiamo conosciuto la volontà di Dio, ne abbiamo fatto esperienza dopo la colpa. Dopo la colpa, sta volontà di Dio molte volte, purtroppo, essendo noi precipitati, decaduti, quindi messici nel male, la volontà di Dio molte volte ti si presenta quasi come una sorta di rivale, di nemica. Cioè io tante volte, nelle catechesi che facevo sui 10 comandamenti, anche da parroco, dicevo, ragazzi, Dio non è il concorrente della nostra felicità. Dio, però, che succede? Che il primo contatto che noi abbiamo con la volontà di Dio, adesso, nella condizione in cui ci troviamo, molte volte è negativo, perché Dio non vuole che si fa questo, non vuole che faccio quest'altro, non vuole che faccio sesso, non vuole che tradisco mia moglie, che ne so, non vuole che faccio troppi soldi, non vuole, ma se mi metto appresso alla volontà di Dio divento infelice. Il contrario, quindi, cioè l'esperienza che si fa della volontà di Dio dopo la colpa, e quanto di peggiore possa capitare, perché te ne fa completamente travisare l'essenza più profonda, perché la volontà di Dio è la tua felicità, ma in uno stato di lontananza da Lui la percepisci all'opposto, la percepisci come il principio della possibile infelicità. Ecco perché la gente non è credente, non va in chiesa, non fa niente. In fondo è questo il motivo. Quindi, quel poco che si è scritto sulla mia volontà tutta la storia del mondo è stato scritto di ciò che hanno conosciuto il mio fiat dopo la colpa. In quali rapporti sta con le creature? Ad onte che lo offendono non vivono in casa nostra. Ma invece dei rapporti che passavano tra il mio fiat e la dama innocente prima di peccare, non hanno scritto nulla. Cioè che la volontà di Dio si presenta come il principio di una vita felice, beatissima, piena di giubilo, dove Dio scherza, gioca, parla con te, ti mette a parte tutti quanti i suoi beni, ti rende la vita meravigliosa, stupendissima, che meglio di così non la potresti pensare. Non aveva parlato così a nessuno perché? Ma perché non lo sapevano? Siccome potevano scrivere se nessuno è vissuto nella mia divina volontà come casa sua, solo la Madonna poteva scrivere un libro del genere. Solo la Madonna sapeva queste cose. Però che la Madonna viva queste cose, noi lo comprendiamo dalla storia delle apparizioni mariane, da quanto è buona, che è stata la Madonna di Lourdes, per esempio, siccome potevano conoscere i suoi segreti e il grande prodigio che può fare la vita operante
di un volere divino nella creatura. Quale? Come facciamo a conoscerlo? Perciò potevano e possono dire del fiat divino che dispone tutto, che comanda, che concorre. D'accordo? Padre Dio chiamava Dio il padrone, per esprimere con questa espressione che comanda lui, che tutto dispone, che tutto comanda, cioè la divina volontà, tutti quanti la conoscono come, cioè se Dio si mette in testa una cosa non lo ferma nessuno, perché chi è che può mettersi a competere con un volere divino? Dispone tutto quanto, certamente la divina volontà guida la storia, dispone la storia attraverso la provvidenza, sa tirare fuori il bene anche dal male, tutte cose che nel corso dei secoli la Chiesa ha imparato dai suoi figli, dai suoi grandi, dai suoi dottori, dai suoi concili, dai suoi scrittori. Ma il grande prodigio che succede se la divina volontà vive dentro di te e può fare vita operante di un volere divino nella creatura, non si sapeva. Questi sono proprio i tratti caratteristici che tante volte Gesù ha detto, dice, guarda, cercare su tutti i libri di questo mondo. E questo è proprio il discriminante, d'accordo? Cioè, torno in conclusione, la prima volta che l'ho detto già tante volte, che io entrai in contatto con gli scritti della Piccarreta, la lezione che feci, ma lo fanno ancora in molti, anche miei, anche con fratelli sacerdoti, no? Vabbè, sarà una brava donna, scrive della Divina Volontà, lo scritto fuori di Santi, insomma, quindi cioè, che sarà mai? Io non immaginavo che c'era questo dietro, non immaginavo. Ma questo non è semplicemente, capite, quello che c'è sempre stato, questo è qualcosa di più, perché Gesù è andato a rivelare delle cose che non si sapevano, quindi come era la vita di Adamo prima della colpa, per esempio. Certo, non ci ha fatti i disegni, noi non l'abbiamo visto, quindi non abbiamo un'idea perfettissima, però quello che ci dice è quanto basta per dire, mamma mia, cioè c'è un abisso tra come si campa dopo e come si campava prima. E c'è anche un abisso tra come campa adesso il cristiano medio e come potrebbe campare se si risolvesse, Dio voglia, entrare in questo mondo. C'è un abisso. Ma dire del mio volere divino come opera in se stesso, in casa sua, la potenza della sua immensità, che in un istante fa tutto, coinvolge tutto come in se stesso, così nella creatura. Questa è scienza che finora la creatura ignorava. Non poteva essere scritto se non dietro manifestazione del mio fiat divino a colei che chiamava a rivivere in casa nostra come figlia nostra. Sto parlando di Luisa, chiaramente. Vicino, dentro il mio volere, non lontano, e potendoci trastullare, ricorre ancora questo termine con lei, l'abbiamo messa a parte dei nostri segreti più intimi. Cioè abbiamo voglia di diventare fiduciari di Dio, destinatari dei suoi segreti più intimi. Possiamo sognare? La risposta è sì. E se ne avessimo voluto manifestare ciò che riguarda la nostra volontà in rapporto alla creatura e non vivesse in essa, non ci avrebbe capito. Sarebbe stato per lei come un diletto esterno ed inintelligibile. Attenzione, qui Gesù sta dicendo anche un'altra bella cosa, perché molte persone dicono: io questi scritti non li capisco. Tu questi scritti non li capisci perché ancora non li vivi. Perché tu intanto non bisogna accostarsi a questi scritti con la pretesa di capire subito tutto, ma quel poco che capisci, mettilo da subito in pratica. E vedrai che poi capirai sempre di più. Perché qui non è una comprensione astratta, intellettuale, questa è una vita. Cioè, le catechesi di Padre Pablo, di Padre Fio, di Fra Pio, di Don Pierpaolo, di questo povero peccatore che vi sta parlando, di Don Massimo, dico quelli che io conosco, insomma, un pochino di più, vanno tutte quante bene. Possono essere tutti quanti degli aiuti. Ma se tu le vivi certe cose, cioè, servono catechesi, tu le cominci a vivere dentro di te. Quindi cominci a vedere che alcune cose che qui sono scritte sono veramente vere. Perché le cominci a vivere. E dice anche Luisa, con tutto quello che gli ho detto, non l'avrebbe capito, sarebbe stato per lei come un dialetto strano ed inintellegibile se non vivesse in essa.
Quindi, mano a mano che vivremo nella Divina Volontà, oltre che saremo più felici, capiremo anche sempre meglio e comprenderemo sempre meglio. Santa notte a tutti con la mia benedizione.